Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Finalmente è arrivato Yule, o meglio, fra pochissimi giorni è Yule. E volevo mostrarti qualche attività e soprattutto un incantesimo, anzi due, che potresti fare comodamente a casa tua, anche se magari sei alle prime armi in ambito magico. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo, così da supportare il mio canale e aiutarmi a crescere. Quindi ti ringrazio già da adesso in caso tu voglia farlo. Ma che cos'è Yule? Yule è il sabba che celebra la rinascita del sole, quindi si dice addio ai giorni ombrosi, oscuri, per avvicinarsi sempre di più ad avere giornate sempre più lunghe e sempre più soleggiate e sempre più luminose. Solitamente durante questo sabba si brucia il cosiddetto ceppo di Yule. Quindi ti stai domandando: che ceppo? Di che legno? Di che albero? Ma no, Ste, lascia perdere, fa qualcosa di un po' più fattibile essendo nel 2020. Quindi non dovrei andare in mezzo ai boschi o alla ricerca di un bosco, se tu vivi in una città, per cercare il ceppo adatto per l'occasione. Ma anzi, cerchiamo di festeggiarlo in un modo un po' più moderno, perché l'importante è rendere grazie al sole per celebrarlo nella sua rinascita. Quindi, semplicemente ti consiglio di accendere delle candele, magari utilizza candele di colori caldi, quindi il rosso, arancione, giallo, o più comodamente delle candele anche bianche, che sono quelle più reperibili, ringraziando semplicemente il sole, ringraziando per il ritorno del sole o per qualsiasi cosa tu ti senta di voler ringraziare in quella giornata. Insomma, più spontaneo sei e meglio è, perché è molto più sincero. Un'altra cosa che potresti fare, che sarebbe carino visto il periodo che stiamo vivendo ultimamente, è scrivere dei bigliettini, magari accompagnati a un regalo di Natale, alle persone che ti stanno più a cuore, scrivendogli ciò che provi per loro e ciò che senti per loro e ringraziarle di far parte della tua vita. Perché dopo tutto, amore è sinonimo di calore, quindi cosa c'è di meglio che onorare il sole con un bell'atto di amore? Ma arriviamo al sole con gli incantesimi, che sono sicura che è la parte che stai aspettando. Te ne propongo due molto semplici e con cose che sicuramente avrai già a casa, quindi senza stare lì a ricercare tipo gli occhi di tritone o chissà cosa. Gli incantesimi di Yule solitamente servono per seminare ciò che poi con il passare del tempo si vedrà sbocciare. Quindi si pianta per poi vedere i frutti con l'avanzare dell'anno. Il primo incantesimo è indirizzato soprattutto per la sfera professionale, lavorativa ed economica. E ti servirà una foglia di alloro, una stecca di cannella o incenso di cannella, una penna e un fiammifero o un accendino. Pensa fermamente al tuo desiderio, al tuo obiettivo che vuoi raggiungere. Può anche essere uno stato d'animo, come per esempio voglio sentirmi più realizzato o robe di questo tipo, e scrivilo semplicemente sulla foglia di alloro. Successivamente accendi la stecca di cannella o l'incenso di cannella e fumiga la foglia di alloro per qualche secondo, ovviamente concentrandoti fortemente sul tuo desiderio e sulla riuscita del tuo desiderio. Una volta fatto questo procedimento, brucia la foglia di alloro e le ceneri seppelliscele nel terreno di un vaso, così proprio da rappresentare il piantare il seme nel terreno per poi vedere sbocciare i risultati. Ovviamente, mentre fai questo procedimento, mentre fai tutto l'incantesimo, concentrati fortemente sull'obiettivo. Per il secondo incantesimo ti servirà un foglio colorato in base all'obiettivo che vuoi raggiungere, una penna, una stecca di cannella e dei fiammiferi. Se non hai il foglio colorato, puoi semplicemente utilizzare un foglio bianco
che poi colori tu in base al colore che rappresenta ciò che vuoi raggiungere. E personalmente penso che sia meglio colorare il foglio da sé, così da impregnare molta più energia nell'atto e nell'intento, perché molto più te stesso metti nell'incantesimo e maggiore probabilità avrai che verrà realizzato ciò che desideri. Una volta colorato il foglio, scrivi il tuo desiderio e mi raccomando, fallo sotto forma di affermazione, come per esempio voglio essere più sicura di me stessa, e piegalo in tre. Accendi l'incenso di cannella o il bastoncino di cannella e fumiga il foglio concentrandoti sul tuo desiderio. Quando ti sentirai pronto, appendi il tuo desiderio sull'albero di Natale o semplicemente imbustalo e lascialo sotto l'albero di Natale, per poi bruciarlo il 25 di dicembre rendendo grazie per quello che stai per ricevere e focalizzandoti sul tuo desiderio obiettivo. Questo incantesimo è tipico della tradizione norrena, è un po' rivisitato, però almeno un po' di tradizionalità siamo riusciti a infilarla per festeggiare Yule. Ovviamente per Yule puoi anche dedicarti alla divinazione, sia con le rune che con i tarocchi o in qualsiasi maniera tu preferisca. In caso in cui tu volessi approcciare al mondo delle rune, ti lascio qui il link alla playlist dei vari tutorial sulle rune. Come hai potuto vedere, gli incantesimi sono molto semplici. Tutto ciò che ti occorre è credere fermamente nel tuo desiderio e ringraziare con tutto il cuore per ciò che stai per ricevere. Spero che gli incantesimi ti siano chiari, in caso di dubbi non farti problemi a scrivermi sotto, anzi sono molto felice se tu mi lasci volentieri un tuo commento, perché mi farebbe molto piacere poterti aiutare. Fammi sapere anche come festeggerai tu Yule, se magari hai qualche tradizione che solitamente fai durante questi giorni di festa. E quindi con questo è tutto, io ti auguro un calorosissimo e felicissimo Yule, e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mello!